in un documento che non è certo un concilio, ma è un documento, io lo cito sempre, quando col sodalizio cattolico di quei tempi, che ci sono gloriosi rappresentanti, andammo a Trento per difendere il culto di San Simone di Trento soppresso nel 65 su domanda di un ebreo di Trento, dal vescovo di Trento e dalla congregazione dei riti a Roma. Quando abbiamo fatto questo, il vescovo di Trento, il vescovo materiale, perché colui che occupava la sede di Trento, perché io non riconosco l'autorità di queste persone, perché non sono conforme alla fede. Ebbene, mi hanno detto, lei non è cattolico, e perché non sono cattolico? Perché lei non segue il direttorio, adesso cito di memoria, il direttorio del Pontificio Consiglio per i rapporti con l'ebraismo. E allora io scrissi anche al vescovo, citando il direttore del Pontificio Consiglio con per i rapporti con l'ebraismo, e dici scusi, ma in questo testo che io dovrei seguire per essere un buon cattolico, ci sta scritto che il popolo ebraico è ancora adesso il popolo eletto. Ma la Chiesa non ha detto che è riprovato? Il Vangelo e la Chiesa non hanno detto quello? Le dirò di più. In questo direttorio che io dovrei seguire, ci sta scritto che le frasi attribuite, l'ho scritto qui? Ecco qua, che le frasi attribuite, ecco qua quello che ci sta scritto. Dunque, in questo documento, orientamento, dunque, Commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo e i sussidi per una corretta interpretazione degli ebrei e dell'ebraismo nella predicazione, nella catechesi della Chiesa Cattolica del 24 giugno 1985. Cosa ci sta scritto? I Vangeli, questo è un puro Jules Isaac cucinato in una salsa che ci rifà andar giù, ma io questa salsa non la mangio. I Vangeli, dice questo documento Vaticano, ma dico Vaticano come luogo fisico, ma non può venire dalla Chiesa una cosa di questo genere, non è la Chiesa. I Vangeli sono il frutto di un lavoro redazionale lungo e complesso. Questo è il modernismo. Voi credete che l'hanno scritti Marco, Matteo? Ma no, la comunità cristiana, molto tempo dopo. Non è quindi escluso, quindi è possibile, che alcuni riferimenti ostili o poco favorevoli agli ebrei dei Vangeli abbiano come contesto storico i conflitti, voi mi dite, tra Gesù e i farisei. Gesù ci ha bisticciato e gli ha detto razza di vipere, per esempio. No! E se no i Vangeli sarebbero veri, no! I conflitti tra la Chiesa nascente e la comunità ebraica. Alcune polemiche riflettono le condizioni dei rapporti tra ebrei e cristiani che cronologicamente sono molto posteriori a Gesù, non l'ha detto Gesù quello che c'è scritto nei Vangeli, ecco cosa dicono questi signori, non l'ha detto Gesù, è falso, Gesù non l'ha detto, l'hanno scritto i cristiani, dopo, mettendolo in bocca a Gesù, perché si erano bisticciati con gli ebrei. Sì. E questo ogni prete lo deve insegnare nella catechesi, nella predicazione, è un obbligo. Questo è un obbligo, noi dobbiamo far così se obbediamo a Giovanni Paolo II che prega al muro del pianto. Gad Larne ha detto veramente sincero quando fa queste cose. Sì? Temo proprio di sì. Allora, questa constatazione resta fondamentale se si vuol cogliere per i cristiani di oggi il senso di alcuni testi del Vangelo. Questo è del Jules Marx Isaac puro e semplice. Pilato non ha mai detto, cioè non è mai stato detto che il suo sangue riguarda noi i nostri figli, non è vero. È posteriore, è un'invenzione posteriore. I Vangeli sono falsi. Per essere un buon cattolico, oggi devo credere che il Vangelo è falso. Questo mi viene richiesto oggi. E se io quindi, ma lei padre ha una parrocchia? No, io ho la parrocchia autostradale, perché vado a dire la messa, domani andrò a dire la messa a Maranello,
fuori Ferrara, una chiesetta. Domenica prossima a Loro Ciuffenna, non in Piazza San Pietro, Loro Ciuffenna, mezz'ora da qui. Perché fa così? Come mai lei fa tutti questi chilometri e gli altri come me tutti questi chilometri? Perché non posso accettare queste cose. È molto semplice. Non posso in coscienza accettare queste cose. Non posso predicare che i Vangeli sono un'invenzione di anonimi cristiani che si erano bisticciati con gli ebrei. Tutto qui, tra le altre cose, eh? Oppure dire che i protestanti sono in comunione imperfetta con noi, o che la Chiesa cattolica è solamente, non è la stessa cosa del corpo mistico di Cristo, avanti di questo passo. Per finire, perché ho superato i 10 minuti, l'Istituto Mater Boni Consigli cosa fa? Fa più o meno tutto quello che fanno altre associazioni, diciamo così, tradizionaliste, tra virgolette, perché è un brutto termine, noi siamo cattolici e integralmente cattolici, ma noi vogliamo essere questo.